Siamo qui a denunciare una grave inadempienza di Regione Abruzzo perché nel 2016 è stato approvato la legge che istituiva il caregiver familiare. Purtroppo abbiamo scoperto a distanza di 4 anni che nonostante un finanziamento di 1.400.000 euro, quindi soldi freschi messi all'interno dei capitoli di questa legge, la legge non è stata mai applicata e mai attuata, lasciata chiusa in un cassetto per dimenticanza, per non so che cosa pensare. Ora, questa legge cosa prevedeva? Il caregiver familiare è quella figura, è quel familiare che si prende cura del proprio caro disabile con disabilità grave, che lo prende, lo assiste dalla mattina quando si alza, la sera quando lo va a portare al letto e no, anche la notte per i disabili molto gravi. La legge prevedeva appunto un assegno economico per queste figure, perché queste figure la maggior parte delle volte sono donne e perdono il lavoro nel 66% dei casi, sono costretti a lasciare il lavoro per occuparsi quotidianamente dei propri cari, quindi prevedeva questo assegno economico nei confronti del caregiver. Una seconda linea era quella di prevedere un assegno di cura per l'adattamento domestico, cioè per acquistare tutte le cose che potessero rendere agevole la vita quotidiana del disabile. Anche una cosa molto bella, direi, l'istituzione della giornata del caregiver, il Caregiver Day. Ebbene, tutte queste cose sono state lasciate chiuse in un cassetto perché, udite udite, la regione si è dimenticata di fare le linee guida, il regolamento attuativo, quindi questa legge non si può attuare. Di questi soldi, 1.400.000 euro, la maggior parte sono tornati indietro perché non impegnati. Adesso per il 2020 ci sono ancora 378 mila euro, udite udite, ma se entro domani, e domani è già tardi, non si fanno le linee guida per stabilire le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi, questi soldi non verranno impegnati e quindi torneranno nuovamente indietro e si pretenderanno queste somme. E allora questa è una cosa vergognosa. Io sono stato costretto a scrivere al Presidente di Regione, all'assessore regionale alle politiche sociali quaresimali, dicendo, chiedendo il perché si è lasciata questa legge inapplicata e inattuata e di provvedere immediatamente a fare le linee guida per cercare di portare a regime questa norma che in questo periodo servirebbe tanto, perché voi immaginate questa figura fa risparmiare tanti soldi al Servizio Sanitario Regionale perché evita che il disabile grave si ammali ed entri poi nelle strutture residenziali sanitarie, nelle case di riposo. E voi immaginate in questo periodo cosa significa lasciare in abbandono un parente grave e lasciarlo in una struttura sanitaria che le cronache nazionali appunto ci descrivono come i grandi focolai che si annidano in queste strutture. Ecco, quindi questa è una figura che va sostenuta immediatamente, si faccia presto perché è già troppo tardi e rischiamo di perdere gli ulteriori fondi stanziati per l'annualità 2020.